porta il nome dell'artista Vincenzo Gigiano Borriello, il libro tributo presentato sabato mattina presso la sala convegni dell'azienda RDR. Scritto dall'architetto Giorgio Castiello ed edito dall'associazione culturale La Tofa, in collaborazione con il comune di Torre del Greco, racconta di un artista che è riuscito a distinguersi per la sua personalità umile e semplice. Un viaggio attraverso le numerose opere di Vincenzo Gigiano Borriello presenti in tutta Italia. Tra le più importanti, la statua di San Vincenzo Romano in Piazza Santa Croce, inaugurata nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II. È stato questo un lavoro molto bello per me, molto interessante, che abbiamo fatto insieme, diciamo, all'autore stesso, una volta che abbiamo messo, siamo riusciti a mettere insieme le opere che volevamo, in fin dei conti, stampare nel testo, nel libro e via dicendo. E quindi io gli chiedevo esattamente il significato dell'opera, lui mi diceva chiaramente un po' la storia e io in qualche maniera l'ho trasmessa nelle schede e via dicendo. Ho cercato di unire anche nella prima parte che cosa? Quelle diciamo l'aspetto critico che durante la sua vita artistica ha avuto da molteplici critici, mi sembrava ovviamente giusto farlo, per poi intraprendere nella seconda parte chiaramente questo lavoro di identificazione delle opere che sono state, diciamo, catalogate a secondo il tipo, cioè dalla statuaria, i busti, ecco, alla Via Crucis, una biografia, un elenco delle opere che lui ha svolto, cose che mancavano in sostanza, anche le mostre che lui ha fatto, gli scritti che ha avuto e via dicendo. Quindi abbiamo cercato, ecco, di completare, anche se chiaramente qualunque cosa non è mai completa nella sua fattispecie, però abbiamo dato ovviamente un notevole contributo e di opere che mancavano nel senso di un testo che li unisse tutti, no? E le portasse a conoscenza. Questo potrebbe essere il primo passo di una collana, per esempio, di testi sugli artisti torresi del Novecento, in modo tale che potremo dare anche ad altri artisti lo spazio giusto e quindi la conoscenza delle opere che questi artisti hanno realizzato. Torre del Greco ha una notevole importanza nell'ambito dell'arte, che non è solo quella tradizionale delle arti figurative, la pittura, la scultura, eccetera, ma anche nell'artigianato che conosciamo perfettamente, sia nell'ambito dei corallo, dei cammei, dove ci sono stati e ci sono artisti importanti e che vanno ovviamente, ecco, rivalutati, ma allo stesso tempo bisogna che questo patrimonio artistico venga conosciuto. Quindi non è sufficiente dire che Torre è la città del corallo, la città del cammeo, famosa in tutto il mondo, ma dobbiamo far sì che questi oggetti, questi pezzi d'arte vengano ovviamente diffusi e conosciuti poi anche a livello stesso dei cittadini e delle scuole, dei ragazzi e dei giovani. Quando si è presentata l'occasione da parte dell'amministrazione comunale con un progetto messo a punto da Liborio D'Urso, è un libro curato, ben curato dall'architetto Giorgio Castiello. Io sono stato, come editore di un periodico, sono stato ben lieto di pubblicare questo libro sulla figura di Vincenzo Gigiano Borriello. Era quasi un atto dovuto. Ho grande stima dell'uomo Gigiano Borriello e grande stima dell'artista Gigiano Borriello. Ha fatto delle cose stupende, di grande bellezza, delle opere struggenti, non solo per la nostra città, ma anche delle opere che stanno in giro per il mondo. Una persona molto umile, una persona modesta, una persona che sapeva riconoscere il valore degli altri, sapeva riconoscere e valorizzare il talento di altri artisti. Qual è stata la risposta dei lettori in questa iniziativa?
direi entusiasmante, ma solo la presentazione, avevamo richieste di partecipazione da ogni parte, perché Gigiano era molto amato a Torre, non solo a Torre, ma purtroppo per motivi che voi ben sapete abbiamo dovuto limitare le presenze a 20-25 persone, ma diciamo il libro ha lasciato tutti una piacevole sorpresa. Studente del Liceo Artistico di Napoli prima e docente poi, Gigiano Borriello amava condividere e coinvolgere le persone nel suo mondo, instancabile amante dell'arte e della cultura. Un'iniziativa, quella della pubblicazione del libro, che punta a rivalorizzare la cultura torrese a volte bistrattata e trascurata. Sono intervenuti il sindaco Giovanni Palomba e l'assessore alla cultura Enrico Pensati. Attraverso le opere di Vincenzo Gigiano Borriello, noi parallelamente dall'altro lato abbiamo potuto constatare la crescita sociale, civile e culturale della nostra città. Chiaramente parlare solo dell'aspetto meramente artistico sarebbe scontato, non serviva l'assessore Pensati, perché credo che sia talmente chiara e riconosciuta quella che è stata l'opera e la fama di Vincenzo Gigiano Borriello che ci vorrebbero forse 10 assessori Pensati per poterlo raccontare. I ragazzi che devono conoscere quelli che sono le persone, i maestri della nostra città, e nello stesso tempo, quando noi andiamo a dire la statua che è praticamente San Vincenzo Romano è di un artista, di un torrese. Quando si va a visitare la casa di San Vincenzo Romano, quel busto è di un torrese, così quando vanno a giocare o stare nella sala è una realtà di un torrese, perché è importantissimo. Il sindaco di Torre del Greco, al termine del suo intervento, ha consegnato simbolicamente il libro alla moglie dell'artista. Essendo un torrese puro sangue, e lo posso dire perché ci stava, io avevo intenzione anche di fare un trasferimento per vari motivi, eccetera. E invece lui disse: tu sei cazzo, ti da Torre del Greco, non mi sposterò mai. Ed è quindi la bellissima cosa che avete fatto tutti quanti ad un torrese veramente con lo sangue d'oro che amava, ma nella maniera proprio sciare, tutti voi l'avete detto bene, cioè Torre del Greco. Gigiano Borriello era un amante del territorio, un cultore di Torre del Greco, che ha saputo amare e farsi amare dalla sua città, perché come ripeteva spesso l'artista, è arte ciò che fa emozionare. La cosa bella di mio zio, di zio Vincenzo, è che era una persona modesta, una persona...